Ciao, sono la dottoressa Diana ed oggi ti voglio dire quali sono le quattro associazioni che vengono più comunemente fatte a tavola, ma che possono essere potenzialmente dannose. La prima, quella più comune, è l'associazione tra caffè e latte, perché infatti il caffè latte non è assolutamente la colazione ideale. Questo perché quando queste due bevande vengono assunte insieme, formano una sostanza che si chiama tannato di albumina che viene digerita in circa 3 ore, quindi questa associazione rallenta molto la digestione. La seconda associazione errata è quella di introdurre le bevande alcoliche durante il pasto, perché in realtà l'alcol aumenta l'acidità dello stomaco e in questo modo si rallenta la digestione degli amidi, presenti invece nella pasta, nel pane e anche nelle patate. La terza associazione sbagliata è quella dell'uovo con gli spinaci, perché in realtà gli spinaci vanno a rallentare l'assorbimento del ferro contenuto nell'uovo. Infine, la quarta ed ultima associazione potenzialmente dannosa è quella di carne e formaggi. E questo perché la carne e i formaggi contengono delle proteine di diversa natura e quindi se assunti insieme rallentano molto la digestione. Inoltre, la caseina contenuta nei formaggi tende anche ad inglobare le proteine contenute nella carne, rendendola così indigeribile. Ciao e arrivederci al prossimo consiglio.